Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, percorsi fruibili per tutti, anche le persone con disabilità. La struttura commissariale del Sisma del 2016 ha destinato 47 milioni di euro per i cammini dell'Italia centrale, interventi a sostegno del turismo lento proposto dalle quattro regioni del cratere. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Proteggere il turismo lento nell'Appennino di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, grazie alla sistemazione dei sentieri, la creazione di alloggi e servizi di ristoro con uno stanziamento di 47 milioni di euro. È uno dei percorsi che caratterizzano la rinascita dei territori dell'Italia centrale e in particolare di quelli feriti dal sisma del 2016. Con un'ordinanza approvata in cabina di coordinamento sisma, il commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli, ha approvato gli interventi in attuazione del programma di sviluppo del turismo lento alla vigilia di importanti appuntamenti dei prossimi anni. Il Giubileo 2025, l'ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026 e i 500 anni dall'approvazione pontificia dell'Ordine dei Frati Cappuccini nel 2026. È il momento di serrare le fila, di mantenere alta l'attenzione e la concentrazione su tutte quelle cose che possono essere utili per far sì che i risultati raggiunti non possano essere rallentati e soprattutto per garantire, anche se possibile, un ulteriore slancio alla ricostruzione. Gli interventi riguardano i sentieri e puntano a valorizzarli in un'ottica di intermodalità con il trasporto pubblico e la bici, nonché particolare attenzione all'accessibilità per le persone disabili. L'anno scorso i passaporti dei pellegrini consegnati dai cammini italiani sono aumentati del 25% sul 2022. In Abruzzo il finanziamento complessivo per i cammini è di 5,6 milioni di euro, di questi 846 mila euro per i cammini interregionali. Il cammino delle Terre Mutate, il tratto abruzzese del cammino di San Giuseppe, ha un budget di 400 mila euro e si pone in congiunzione con analogo intervento individuato dalla Regione Lazio. Ai cammini regionali abruzzesi invece vanno 1,5 milioni di euro. Serviranno a supportare la sentieristica per quanto riguarda il tracciato del sentiero Italia-Appenninico. Sono infine 794 mila euro i fondi per i progetti di investimento per nuove realizzazioni, ristrutturazioni, adeguamento o potenziamenti di attività commerciali o artigianali che si trovano sul percorso dei cammini e 2,5 milioni di euro per attività economiche che si trovano nelle aree circostanti i cammini all'interno del cratere 2016. Riparazione e ricostruzione, questa è la ricetta vincente, questa è la proposta che la struttura commissariale fa a tutto il popolo del cratere. E con il maltempo delle ultime ore, neve primaverile sull'Appennino abruzzese, circa 20 centimetri sono caduti nella notte a quota 1600 metri, imbiancate anche località a 750 e 800 metri. Questa mattina si sono risvegliati in un'atmosfera invernale, Roccaraso e Pesco Costanzo. Il tempo è comunque in miglioramento, avvisa l'associazione meteorologica Caput Frigoris. Le oltre 30 webcam dell'associazione installate in tutto l'Abruzzo hanno immortalato le precipitazioni nevose notturne e mattutine in diverse località. La ACOI, l'Associazione Nazionale dei Chirurghi Ospedalieri, ha organizzato un evento che si è tenuto nella sala convegni del Promenade di Montesilvano. L'obiettivo è stato quello di fare il punto della situazione sulla mancanza di chirurghi, una criticità del sistema sanitario che nei prossimi anni è destinata ad acuirsi. Katia Napoleone. Mancano i chirurghi. Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono stati meno del 50% dei posti disponibili. E la COI, l'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiana, fa il punto della situazione nel congresso regionale di Abruzzo e Molise. Nei prossimi anni ci sarà una grave carenza dei chirurghi. I giovani chirurghi non si sentono protetti, hanno grosse responsabilità, hanno un percorso formativo molto complesso. Se non troviamo delle soluzioni valide, alternative e riproducibili, avremo una carenza grave. Chi ci opererà in futuro? Sono tante le motivazioni che disincentivano le nuove generazioni dall'intraprendere la carriera chirurgica. Questo evento si intitola Meno contenzioso, più formazione.
Esatto, cioè la formazione, perché i ragazzi non si sentono ben formati, cioè arrivano dopo 5 anni di specializzazione che non hanno quell'autonomia professionale che gli consente di essere liberi di lavorare, di fare. In più, naturalmente, per avere la formazione devi superare i tuoi limiti tecnici. Per superare i tuoi limiti tecnici qualche impiccio ci può essere. Il chirurgo non è Dio, il chirurgo è un uomo che sta prendendo. Se non è protetto in maniera adeguata dal punto di vista medico-legale, interrompe il suo progetto di formazione, rimane indietro e anzi, al contrario, cambia proprio mestiere. Mancano le risorse? Questo non saprei dirlo, perché di soldi pare che ce ne siano tanti. Forse la gestione di queste risorse, forse il Covid ha creato un meccanismo in cui si è pensato di tuffarci completamente nell'area medica, verso le rianimazioni, verso le pneumologie, insomma, ecco, è un discorso veramente difficile tutto qui. Quale potrebbe essere la quadra? È difficile la quadra. Il problema, ribadisco, è quello di usufruire, oltre dei gruppi di formazione universitaria, i famosi specializzanti collegati al MIUR, Ministero dell'Università e della Ricerca, anche una formazione che possa avvenire attraverso i grandi ospedali territoriali, che possono dare una mano avendo la possibilità di far lavorare questi ragazzi in maniera importante sui pazienti e quindi rimotivarli ad avere un approccio più qualitativo e ad avere una visione diversa su quella che purtroppo ancora adesso in Italia è vista come una missione, cioè quella di fare la chirurgia digestiva oncologica. La Regione Abruzzo revoca l'autorizzazione alla Terra Verde Energy SRL, società che gestisce un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. La struttura negli anni è stata interessata da diversi incendi, il più grave nel 2011 e l'ultimo nei mesi scorsi, tanto che il Comune nel 2023 aveva espresso parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione e il sindaco Matteo Perazzetti in più occasioni aveva sottolineato la necessità di provvedere alla revoca. Che ora arriva per effetto di una determina del servizio di gestione rifiuti della Regione Abruzzo. Soddisfazione espressa dal sindaco Perazzetti, che ha dichiarato: abbiamo dimostrato che chi opera in modo corretto nel territorio può contare sul nostro massimo appoggio, ma siamo intransigenti con chi non rispetta le regole, soprattutto quando parliamo di ambiente e salute pubblica. ANCI e associazioni familiari dell'Abruzzo hanno presentato un protocollo d'intesa che ha l'obiettivo di sostenere la natalità nella nostra regione attraverso politiche rivolte alle coppie. Paolo Renzetti. Non assistenzialismo, ma politiche attive per la famiglia e le giovani coppie. L'obiettivo del protocollo d'intesa firmato tra ANCI Abruzzo e Forum delle associazioni familiari dell'Abruzzo va nella direzione di lavorare sì per la natalità, ma anche per evitare lo spopolamento delle aree interne. Adesso in Abruzzo siamo contenti di firmare questo protocollo. Perché? Perché con il protocollo noi chiediamo davvero che la famiglia venga rimessa al centro della vita sociale, economica, politica e culturale della nostra regione, dei nostri comuni. Perché ci rivolgiamo ai comuni tramite l'ANCI? Perché i comuni, non lo diciamo noi, lo dice la Costituzione, l'articolo 114, sono gli enti più vicini ai cittadini, alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, e quindi è necessario che rimettano al centro delle loro azioni le politiche familiari a sostegno delle giovani coppie, a sostegno dei nostri giovani, altrimenti i nostri giovani vanno via, i borghi scompaiono, e quindi si deve passare da un approccio di assistenzialismo ad un approccio di investimento, e tutto ciò che viene speso per la famiglia, per le politiche familiari, per la conciliazione famiglia-lavoro, per i servizi a sostegno delle giovani coppie, sono tutti soldi che sono investimenti nel vero senso della parola. Noi sappiamo che nel prossimo anno scolastico ci saranno in Abruzzo 3.000 studenti in meno. Questo è un problema, perché poi la popolazione tende davvero ad invecchiare, i nostri giovani fuggono. Come ha spiegato il presidente ANCI D'Alberto, i comuni devono svolgere un ruolo di raccordo con le famiglie della nostra regione. Abbiamo bisogno di presidi, abbiamo bisogno di rafforzare i presidi relativi ai servizi, servizi che riguardano ovviamente il nostro futuro, quindi le scuole, i nidi, mettere in atto delle politiche che favoriscano, come stiamo facendo anche a Teramo, ma è un obiettivo ovviamente che deve essere comune, servizi a domanda individuale sostenibili dal punto di vista economico, con tariffe giuste, con tariffe che garantiscano anche la possibilità per le famiglie di usufruire dei servizi educativi
educativi della prima infanzia che sono fondamentali, i cosiddetti asili nido su cui la Regione Abruzzo deve fare molto di più. Ecco perché ANCI, nel dialogo con il Forum, lavora proprio in questa direzione. Politiche che riguardano gli anziani, i disabili, il welfare sostenibile, tanti aspetti che ovviamente questo protocollo ci consentirà di sviluppare nel dialogo con tutti i comuni d'Abruzzo. Tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile. Questa mattina a Pescara c'è stato il taglio del nastro per Ecomob alla presenza delle istituzioni. Da oggi fino a domenica 21 aprile sarà possibile visitare gli stand dell'Expo City in centro tra Piazza Salotto, Corso Umberto e Piazza Primo Maggio. Vediamo. Un taglio del nastro particolarmente partecipato per la settima edizione di Ecomob in centro a Pescara tra Piazza Salotto, Corso Umberto e Piazza Primo Maggio. Da oggi partono ufficialmente i tre giorni di Expo, l'insegna della mobilità sostenibile. Vediamo già che c'è una grossa affluenza nella nostra esposizione. Questo ci rende felici anche se il tempo è quello che è, però va bene così, siamo contenti. 19-20-21 abbiamo una vasta esposizione di brand e concessionari d'auto, abbiamo un'esposizione interessante di bike, scooter e microcar e oggi abbiamo veramente una cosa importante anche per noi, abbiamo un espositore che è venuto direttamente dalla Svizzera e questo ci riempie di gioia perché sono quelle cose che ti fanno crescere. Ecomob è anche turismo esperienziale attivo ed enogastronomico. Tra gli eventi domani sabato 20 aprile a partire dalle 9.30 ci si confronterà sul ruolo delle piste ciclabili. Una manifestazione come Ecomob non si può che svolgere al centro di Pescara a Piazza Salotto perché per noi la mobilità green e la rivoluzione green sono elementi essenziali di una città che vuole presentarsi al confronto con le altre città europee in una condizione in cui tutto va verso una nuova gestione della città in un senso green, in un senso verde, in un senso ambientale. Abbiamo investito molto sulla mobilità sia dal punto di vista culturale perché siamo entrati nelle scuole a parlare di verde, a parlare di ambiente, a parlare di mobilità sostenibile, sia con gli interventi fatti in città. Oggi noi a Pescara abbiamo quasi 50 km di piste ciclabili che corrispondono a più del doppio della media nazionale tenuto conto dell'ampiezza del territorio. Abbiamo molti autobus elettrici che girano in città, quindi con consumo zero di CO2. Questo è molto importante. Abbiamo un processo in atto che va verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini perché meno CO2 c'è nell'aria, più la qualità della vita aumenta. Previsti diversi convegni sui temi di Expo City, va da sé l'importanza delle fonti di energia rinnovabili. Dalle 10.30 alle 12.30 domenica 21 sarà possibile partecipare a un convegno dedicato alle forme innovative di mobilità. Dal 24 al 28 di aprile torna a Teramo la Fiera dell'Agricoltura, giunta alla 33esima edizione, animali, mezzi agricoli, enogastronomia e convegni anche quest'anno nella location del Parco Fluviale. Agnia Cantagalli. 210 espositori in un'edizione che già dà record. Dal 24 al 28 aprile torna la Fiera dell'Agricoltura a Teramo nella location del Parco Fluviale. Confermate le collaborazioni con svariati enti del territorio per l'edizione numero 33 in una fiera che ogni anno attrae migliaia di visitatori. Aumentano i giorni, aumentano gli espositori, quindi tra l'altro tra tutti i dati che abbiamo ricevuto quest'anno abbiamo una consacrazione definitiva dell'area del Parco Fluviale. Se fino a qualche anno fa c'era una grandissima adesione da parte degli utenti, ma gli espositori facevano un po' più fatica a crederci, quest'anno abbiamo superato i dati del Bonolis, quindi è un anno record a tutti gli effetti per noi. Abbiamo deciso poi di avviare la Fiera dell'Agricoltura un giorno in più, il 24 di aprile e alle ore 18. Questo ci consente di sistemare meglio l'area rispetto alla mattina perché abbiamo il tempo necessario per anche sistemare bene i percorsi per gli utenti. Ci sono tante novità, non ci saranno più concerti su palco, ma abbiamo destinato l'area istituzionale solo ai convegni, mentre faremo della musica itinerante nel pomeriggio, c'è l'utilizzo
l'uso anche della casetta del Comune di Teramo per laboratori per i più piccoli, sia della mattina che del pomeriggio, quindi sono tante le novità che ci aspettano quest'anno. Capitolo a parte, meritano i parcheggi. Continuo ad invitare chiaramente tutti i cittadini, tutti i fruitori a parcheggiare al parcheggio San Francesco e al parcheggio San Gabriele, che hanno dei prezzi convenzionati, 1 euro a ora e 5 euro per tutto il giorno. E poi ci sono chiaramente le aree della Madonna delle Grazie, tutte le aree a parcheggio pubblico. Non vanno assolutamente utilizzati i parcheggi del parcheggio multipiano del Lidl e i parcheggi dello Smeraldo, perché anche per rispetto della comunità che chiaramente vive in quell'area, non sono quelle assolutamente le aree dove parcheggiare. Abbiamo rafforzato tantissimo la sorveglianza appunto su queste aree per creare meno disagi possibili. Un'edizione che guarda già al futuro, perché l'area è ormai satura ed è previsto per l'anno a venire un allargamento degli stand verso la zona di Ponte San Ferdinando. Stiamo già col comitato aumentando l'area della fiera per il prossimo anno, abbiamo già delle idee molto chiare in mente e chiaramente con l'aumento delle aree espositive il nostro obiettivo è di aumentare anche la qualità dell'esposizione, perché poi si tratta di fare una crescita che sia sia dal lato della qualità sia dal lato delle dimensioni della fiera stessa. Diamo forma al futuro con il cibo, alimentazione, nutrizione e sostenibilità. Questo è il tema del convegno che si è tenuto a Pescara. Vediamo. Corretti stili di vita, alimentazione. Lei, dottor Tumini, tutti i giorni tocca con mano quelle che sono un po' le problematiche, soprattutto dei più giovani. Come si deve intervenire? Beh, si deve intervenire con una prevenzione primaria, quindi facendo informazione, facendo divulgazione scientifica, cosa che è stata fatta mirabilmente oggi. Quindi questa iniziativa è davvero lodevole. È chiaro che le implicazioni sono importanti, non soltanto per lo stato di salute in sé dei giovani di oggi, quando saranno adulti, ma anche per la sostenibilità del servizio sanitario, perché è noto che le malattie croniche non trasmissibili, in particolare diabete, obesità, ipertensione, anche, mettiamoci anche l'ipertensione, vanno prevenute sin dall'età pediatrica, in modo da ridurre il carico economico sul servizio sanitario tra 10, 15, 20 anni, altrimenti non sarà sostenibile, quindi perderemo universalità del nostro servizio sanitario e bisogna ricorrere probabilmente a assicurazioni private. Ecco, questo diciamo in termini macroeconomici quello che viene previsto se l'andamento delle patologie croniche rimane in crescita esponenziale. I ragazzi, le loro emotività purtroppo le riversano appunto su una scorretta alimentazione. Allora qui stiamo facendo un discorso diverso, nell'ottica anche di quanto abbiamo previsto nella mozione approvata sui disturbi alimentari che qui in consiglio, che prevedeva appunto una sensibilizzazione dei giovani a quella che è il controllo dell'emotività senza appunto utilizzare il cibo. Ecco che abbiamo organizzato questo incontro dove c'è stata una partecipazione attiva del liceo classico con i ragazzi più piccoli delle scuole medie e delle scuole primarie, l'intervento del dottor Tumini, che conosciamo bene, molto attento all'alimentazione, la professoressa Carla Antonioli, la nutrizionista Mariangela Presenza e anche la docente di italiano dell'Istituto Comprensivo 7 Antonella Caggiano, che in effetti ha rappresentato quell'in più dimostrando quanto sia importante invece sviluppare la propria emotività attraverso l'arte, evitando appunto dei comportamenti che poi possono diventare comportamenti problema. Ha coronato un sogno Gianfranco Ciavattella, 52 anni di Montesilvano, immobilizzato dalla nascita agli arti inferiori. Si è lanciato da 4.200 metri d'altezza in un volo tandem sostenuto dal pilota Santiago Calzolari. A spingerlo nella coraggiosa impresa è stato il nipote Massimiliano, militare dell'8° Reggimento Folgore. Oltre un minuto di caduta libera ad una velocità di circa 200 km orari per poi iniziare la discesa e la fase di atterraggio in tutta sicurezza grazie ad una speciale imbracatura. Al termine di questa eccezionale avventura Gianfranco si è lasciato andare a poche ma significative dichiarazioni. Ciò che ho provato è difficile da raccontare, una carica di adrenalina ed una fortissima sensazione che mai avrei immaginato di poter vivere. Ho imparato col tempo a convivere con la mia disabilità permanente, ma non mi pongo mai limiti.
Siamo alla pagina dello sport. Questa mattina al Feluma Bistrò di San Giovanni Teatino si è tenuto lo Sponsor Day del Pescara. Ospite d'onore il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Il presidente Daniele Sebastiani ha parlato anche delle vicende societarie. Vediamo. Presidente, si parla di società. Lei più volte negli ultimi mesi ha ripetuto che sta lavorando per la cessione del Pescara. Rispetto a qualche settimana fa, ci sono delle novità? No, si sta lavorando veramente, ecco, mi fai una domanda che mi consente anche di chiarire un aspetto di una domanda che mi ha fatto un nostro partner commerciale. Mi dice c'è un grande entusiasmo nel parlare di queste cose, ma poi magari sento dire che te ne vai. Se e quando andrò via io arriverà sicuramente qualcuno meglio di me, e quindi questo, quello che noi stiamo facendo, quello che noi abbiamo fatto in questi anni, sicuramente avrà un supporto anche più grande di quello che ha oggi. Quindi io non mi sento di rassicurare tutti, perché credete nel Pescara, perché non è, il Pescara non è solo Sebastiani, il Pescara è un gruppo di lavoro importante che è stato creato in questi anni. Ci sono tante persone che lavorano all'interno del Pescara che hanno capacità importanti, e quindi se domani dovesse arrivare un presidente diverso, una proprietà diversa, io mi auguro e spero che non vada disperso tutto il lavoro fatto e che questo gruppo di lavoro possa continuare ad andare avanti e fare ancora meglio. Come al solito, tanto siamo sempre alle solite. Se poi alla fine non ci sarà nessuno o nessuno avrà voglia di investire, di impegnarsi nel Pescara, il Pescara andrà avanti uguale, perché la continuità del Pescara non è assolutamente in pericolo. Che Pescara è quello di oggi secondo Gianluca Di Marzio? Guarda, intanto seguo con grande affetto Emanuel, perché il papà è stato un giocatore di mio padre ai tempi del Catanzaro, Armando, e quindi ho sempre seguito comunque la famiglia Cascione con grande affetto, oltre che la famiglia Pescara. Quindi quando ho visto che è stato scelto mi ha fatto molto piacere, e mi pare che abbia già dato una sua impronta al Pescara, una squadra più equilibrata, più attenta alla fase difensiva, prendeva forse un po' troppi gol prima. Adesso la squadra è una squadra giusta per affrontare secondo me i playoff, non so se da protagonista ma da mina vagante, con dei talenti assoluti come Merola, con dei giocatori anche di categoria come Aloy, insomma ce ne sono tanti, voi li conoscete meglio di me. E Aloy, Merola, Plizzari saranno loro gli uomini mercato del Pescara? Ma sì, sono loro, anche se a me piace pensare ai tantissimi giovani che so, Daniele con il direttore generale, le Academy riescono a valorizzare, a far crescere, e quindi penso a Zeppieri 2006 che ha già debuttato anche se pochi minuti ma è seguito da tantissimi club, penso ad Arena 2009 che ha debuttato in primavera sotto età di 2 anni e che magari presto vedrete anche in prima squadra, e so che già tutte le grandi squadre lo vogliono. E poi oggi non è facile per le società mantenere i propri giovani, anche per le nuove norme contrattuali che ti impediscono di poterli trattenere a lungo. Diciamo che Daniele lavora sia per il presente, per cercare di riportare il Pescara in B, ma anche per il futuro, per far sì che tanti giovani possano realizzare i propri sogni, e questo credo che sia un laboratorio che faccia veramente bene al calcio italiano. Lo dicevo prima, da qui possono veramente venire fuori tanti protagonisti per il futuro del nostro calcio. E intanto prosegue la protesta del tifo organizzato biancazzurro contro il presidente Daniele Sebastiani. In un comunicato diramato stamani dalla Curva Nord Marco Mazza, il tifo organizzato ha confermato che la formula della contestazione delle precedenti gare casalinghe sarà appunto confermata anche in occasione del sentito match con l'Ancona. I tifosi saliranno sugli spalti solo all'inizio del secondo tempo, restando per tutto il primo tempo nel piazzale della curva. E ora più il calcio giocato, tutte le gare delle ultime 2 giornate di Serie C si giocheranno in contemporanea. Domenica alle 16.30 il Pescara riceverà l'Ancona per il Pinetto trasferta in casa della Spalli. Servizio. Migliorare la posizione playoff per il Pescara, strappare il 10° posto e dunque entrarci per il Pineto sono gli obiettivi che le due cugine abruzzesi hanno a 180 minuti dalla fine del campionato. Pescara sesto a quota 52 e con Pontedera e Juventus Next Gen che inseguono un solo punto. Se i bianconeri dovranno sudare contro una Fermana in rimonta, per il Pontedera sembrano scontati 3 punti contro la già spacciata Olbia. E allora ecco che battere l'Ancona domenica sarà fondamentale per il Pescara per mantenere
mantenere l'attuale piazzamento. Anche in caso di pareggio, infatti, il Pescara rischia seriamente di perdere una o addirittura due posizioni e scivolare fino all'ottavo posto, il che vuol dire giocare in trasferta il primo turno di playoff. D'altro canto, coi tre punti e una mancata vittoria del Gubbio a Recanati, la squadra di Cascione terrebbe in piedi l'ipotesi quinto posto. Ecco che la gara dell'Adriatico è delicata per i biancazzurri e lo è ancora di più per i dorici, che sono in zona play-out e che avrebbero bisogno di un blitz per alimentare speranze di salvezza diretta. Polverizzati i 741 biglietti per il settore ospiti, il tecnico dell'Ancona Boscaglia ritrova Mondonico, Gatto, Cioffi e l'ex Paolucci, e alcuni di loro potrebbero trovare spazio nel 4-2-3-1 che ha funzionato nella vittoria sul Sestri Levante. In casa Pescara il vero dubbio sembra essere sulla fascia sinistra, dove il rientrante Milani è insidiato da Pierno dopo la buona prova di Olbia. Dovrebbero essere disponibili Aloi e Merola, che fino a ieri hanno lavorato a parte. Per il Pineto invece trasferta a Ferrara, la sconfitta con la Juve Next Gen è stato un colpo duro in chiave playoff, ma non risolutivo. Con 6 punti l'11 di Beni potrebbe ancora sperare, visto che con le Rimini, che ha più 3, c'è il vantaggio dello sconto diretto. Pineto che può anche aggrapparsi al fatto che le migliori prove negli ultimi tempi sono state in trasferta. La SPAL, che ha un punto in meno del Pineto, ha l'ultima di campionato a Olbia e con quei 3 punti la salvezza sarebbe al sicuro. Gli estensi però hanno bisogno di altri 3 punti per sperare anche loro nei playoff. Necessaria anche una combinazione favorevole dagli altri campi. Nella SPAL mancheranno Carraro, Bruscagin e Saiani, in dubbio Petrovic, Antenucci e Tripaldelli. Possibile Fiordaliso a sinistra con Peda e Valentini centrali, mentre in avanti favorito Zilli per un posto vicino a Rabbi. Beni sarà ancora privo di Marafini, ma recupera Teraschi e Germinario. Quest'ultimo tornerà a titolare al posto di Manu, con Sannipoli confermato quinto. Per il resto va verso la conferma la formazione schierata contro la Next Gen. Spalpineto sarà diretta da Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo, che ha un precedente in Serie D col Pineto, sconfitta a Cattolica 2-1 nel 2019, e uno recente con la SPAL 0-0 a Gubbio lo scorso dicembre. In eccellenza al Città di Teramo manca un punto per festeggiare la promozione in Serie D, la gara di domenica prossima allo stadio Bonolis contro il Capistrello e il match per chiudere il discorso. Le riflessioni del capitano Alfonso Pepe. Alfonso, siamo, adesso lo possiamo dire, probabilmente alla gara decisiva, da chiudere in casa il discorso per la Serie D. Sì, sicuramente la gara decisiva, la gara che stiamo aspettando tutti quanti da inizio stagione, volevamo che arrivasse questo momento, è arrivato e adesso dobbiamo farci trovare subito pronti. Sicuramente una stagione positiva, purtroppo c'è stato quell'infortunio dove ho rischiato davvero di finire la stagione, però è andata bene così, quindi sono contento, sì, quindi adesso manca, diciamo, l'ultimo passo e quindi per il momento tutto bene. Volevamo chiuderla subito, però il destino vuole che magari la partita della stagione si deve fare in casa, quindi siamo contenti e ci sarà, spero, una grande risposta da parte del pubblico come c'è sempre stata, quindi noi vorremmo regalare sia a noi stessi che a tutti i tifosi una grande giornata. L'avversario, come lo Spoltore, è a caccia dei punti salvezza, quindi non è da sottovalutare. Sì, il Capistrello è una squadra che comunque deve raggiungere, deve fare punti per trovare un posto migliore anche nei play-out, quindi troveremo una squadra sicuramente che farà la sua partita, però noi giochiamo in casa, ci giochiamo tanto, quindi dobbiamo essere bravi noi. Un momento difficile è un po' la sconfitta del derby, perché comunque perdere un derby è sempre brutto, però siamo stati sempre bravi comunque a rialzarci sempre dopo ogni sconfitta e niente, momenti difficili ne abbiamo passati fortunatamente pochi. Sì, più bello forse deve arrivare. Il più bello spero ancora deve arrivare, sì. In questo momento della stagione magari non hai quella brillantezza che avevi in altre partite, però ripeto, comunque abbiamo creato tanto e domenica magari è andata proprio così, la palla non entrava e niente, ripeto, adesso ci giochiamo tutto in casa, quindi meglio così. Per fare l'appello da capitano alla tifoseria per essere il più possibile presente domenica? Ma la tifoseria spero che risponda come ha fatto in tutto l'anno, quest'anno ci hanno seguito ovunque, a partire dalle amichevoli che facevamo all'inizio anno a luglio lì a Montorio, quindi credo che risponderanno numerosi come hanno sempre fatto.
In chiusura il programma del volley nel weekend, la Bapinetto anticiperà domani alle ore 20 al Palla Santa Maria il match di ritorno degli ottavi di Coppa Italia di A2 maschile contro il Cuneo. In caso di vittoria del sestetto abruzzese si andrebbe a gara 3, in programma domenica 28 alle ore 18 a Cuneo. In B1 femminile, pure domani alle 18, la capolista Altino ospiterà il Palla Silvestrina Larzano, mentre l'Adriatica Presteramo domenica alle 15.30 al Palas Capriano se la vedrà con il Marsala. In B2 infine scontro salvezza domani alle 17.30 al Pala Elettra tra il Gada Pescara Project e il Castelmaggiore. Sempre domani la Giulia Gas Montesivano giocherà alle 18.45 sul campo del Cervia. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Spoiler, il nostro settimanale di approfondimento, in particolare politica negli ultimi tempi, curato e condotto da Stefano Buda. Il TG6 torna invece con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.